in questo numero di Qui Europa Magazine. La manovra all'esame di Bruxelles. La Banca Centrale Europea si prepara ad alzare ancora i tassi. Arriva il primo spazio dati del turismo. La manovra economica italiana arriva a Bruxelles. La task force dell'Unione Europea sul Recovery Fund ha iniziato a esaminare il disegno di legge di bilancio. L'ostacolo più grande è costituito dal fisco, declinato nei diversi aspetti che vanno dal tetto ai pagamenti elettronici fino alla flat tax sulle partite IVA. Da Bruxelles fanno notare che l'Unione non disciplina le soglie sotto le quali è permesso il pagamento in contanti. La norma che il governo ha inserito in manovra alza a 60 euro la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di accettare i pagamenti digitali e questo potrebbe contrastare l'impegno contro l'evasione che l'Italia ha messo per iscritto nel suo piano nazionale di ripresa e resilienza. Il limite all'uso dei contanti, infatti, rientra nelle misure per la lotta all'evasione fiscale previste dal Recovery. Una possibile soluzione potrebbe essere una norma anti-evasione sostitutiva, così da non compromettere gli obiettivi del PNRR. Si aspetta il via libera da Bruxelles anche sulla nuova tassa piatta del 15% per professionisti e autonomi con ricavi fino a 85.000 euro. In questo caso è stato necessario inoltrare una richiesta di deroga formale alle autorità europee, perché il superamento della soglia è previsto da una direttiva UE, ma soltanto a partire dal 2025. Una manovra seria, responsabile, che individua le esigenze vere del Paese, dà una risposta all'emergenza del caro energia, andando incontro ai problemi delle famiglie e delle imprese, e con una serie di interventi guarda alle fasce più deboli, più in difficoltà. Quindi mi sembra una manovra seria, di prospettiva, perché individua anche su alcuni temi un progetto di governo, di legislatura, ma soprattutto responsabile. Quindi mi aspetto un giudizio positivo. C'è un attento scrutinio, se ovviamente senza pregiudizi, e quindi adesso faranno le loro valutazioni. Penso che soprattutto sia il tema, siccome il tema della lotta all'evasione, dei traguardi su quel fronte sono anche in inseriti nel PNRR, io penso che quello che ci debba essere è una valutazione di eventuali impatti di queste misure sui target in termini di risultati sul fronte lotta all'evasione, perché se così fosse io non ho visto francamente da parte di questo governo un'analisi di impatto di queste misure sul raggiungimento dei target che sono nel PNRR. È una manovra che chiede un enorme sacrificio alle classi medio-basse. Oggi la Meloni sta dicendo a 600.000 occupabili del reddito di cittadinanza che rimarranno senza un sostegno, e abbiamo un'opzione donna che non ci soddisfa, perché con più fatica stiamo dicendo alle donne che possono andare e raggiungere l'età pensionabile, e poi c'è ancora tanto da fare dal punto di vista dei lavoratori. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è pronto a riportare l'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% ed è determinato a prendere le misure necessarie. Lo ha ribadito la presidente della BCE, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo. L'Euro Tower quindi potrebbe portare i tassi di interesse molto più in alto rispetto al livello tra il 2 e il 2,25% che era stato indicato come orizzonte nelle scorse settimane. La nuova linea della BCE allinea l'Europa agli Stati Uniti. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha utilizzato espressioni simili, facendo capire che i tassi negli USA potranno salire ben oltre il 4-5% ipotizzato dai mercati. Tutto dipenderà dall'andamento dell'inflazione. L'aumento dei tassi, che sarà deciso dalla BCE nella prossima riunione di metà dicembre, molto probabilmente non sarà l'ultimo. Secondo la presidente Lagarde, in questa situazione di alta incertezza, le decisioni del Consiglio direttivo continueranno a basarsi sui dati e verranno adottate riunione per riunione. Arriva il primo spazio dati del turismo in Europa. È questo l'obiettivo del progetto European Data Space for Tourism, finanziato dalla Commissione europea. L'iniziativa fornirà un contributo significativo alla trasformazione digitale dell'industria del turismo, rafforzandone la competitività e la sostenibilità. Il progetto è finanziato attraverso il Digital Europe Program, istituito nel 2021 con l'obiettivo di sostenere la transizione verde e digitale, rafforzare la resilienza e la sovranità digitale dell'Unione.
L'iniziativa consentirà un accesso sicuro a dati relativi a settori industriali strategici europei, come il turismo, in linea con la strategia della Commissione europea orientata alla creazione di un'infrastruttura dati e di appropriati meccanismi di governance. Il Ministero del Turismo italiano è parte del consorzio europeo che realizzerà lo spazio dati attraverso il coinvolgimento di 15 stakeholder provenienti da Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè rappresenterà un prezioso strumento a supporto dell'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché delle decisioni strategiche del settore privato. Il consorzio si caratterizza inoltre per la forte complementarietà di competenze garantita dalla presenza di diverse tipologie di attori, tra cui istituti di ricerca, Digital Innovation Hub, System Integrator e società di consulenza. In virtù dell'esperienza maturata nella realizzazione del Tourism Digital Hub, il Ministero del Turismo svolgerà un ruolo chiave nell'analisi e definizione di standard comuni e procedure di interoperabilità, fondamentali per l'efficace funzionamento dello spazio dati.